compagnia di Filippo Crostella, che mi ha appena detto diciamo a capo di un gruppo, diciamo, un gruppo promotore qui della manifestazione, che si intitola Lascia la doppia. Lascia la doppia, c'è anche l'hashtag davanti, quindi c'è una certa attenzione anche all'aspetto mediatico, perché è stata molto promossa anche su Facebook ed è avuta, insomma, mi sembrava una buona riuscita. Sì, ma io lo tieni tu, sì. Guarda, posso dirti che questa iniziativa è nata dalla sensibilità di diverse realtà cittadine. Noi siamo un gruppo di residenti, non siamo un comitato ancora e non so se vorremmo esserlo in futuro. Sicuramente questo è un periodo un po' delicato, per cui adesso non conviene essere un comitato. E tante realtà, come vi dicevo, c'è parte civile, c'è carte in regola, c'è l'associazione Salva Ciclisti, c'è il coordinamento di traffico si muore, insomma tante realtà che sono sensibili alle tematiche della mobilità. Tre punti fondamentali: togliere le automobili dalle strade. Non è una condizione di, posso dire, di essere talebani o integralisti. A Roma c'è un grosso problema di inquinamento, però i cittadini se ne rendono conto solamente quando i limiti superano le soglie di... No, di e questa cosa fa notizia, perché poi vengono creati blocchi che non servono assolutamente a niente, quindi c'è un grosso problema di salute pubblica. C'è un grosso problema di traffico, cioè io prendo, mi devo spostare per fare 5 km, è capace che ci metto pure un'ora e mezza. Il traffico è generato dall'abuso di utilizzo di mezzi privati, ok? Quindi l'automobile, devo disincentivare l'uso del mezzo privato incentivando forme di mobilità alternative. Come faccio? Levo lo spazio alle automobili. Sullo spazio che levo alle automobili ci faccio viaggiare gli autobus con le corsie preferenziali protette, ci faccio viaggiare biciclette, perché il 60% del flusso veicolare a Roma è generato da automobili che fanno 7 km di tragitto, che in bicicletta ci si mette circa mezz'ora, 35 minuti se vai abbastanza lento. Quindi è semplice la situazione: levi lo spazio e incrementi altre forme di mobilità. La sosta selvaggia è la prima causa di intoppo del traffico. Perché? Perché le persone usano l'automobile sicuri di poter parcheggiare in doppia fila. Roma è una città che, per come è progettata, per come sono progettate le strade, incentiva il comportamento illegale, quindi non selvaggio ma illegale, della sosta a danno della comunità. Noi vogliamo dire basta con questa cosa, le soluzioni ci sono abbordabili, sono a basso costo e soprattutto sono realizzabili in tempi molto brevi. Okay? Con questa soluzione noi cambieremo per sempre il volto di questa città. Peraltro, insomma, questo qua è un municipio anche, penso che sia il più popolato di quelli romani, immagino ovviamente, sì. Anche inquinato, ci sono anche altre cose che avete, altre problematiche in altri luoghi del municipio che avete sott'occhio? Abbiamo sott'occhio il progetto che sta qui della fermata Zama della ferrovia, che è promosso dal Comitato Mura Latine, con cui stiamo collaborando perché vogliamo che venga realizzata questa fermata. E abbiamo sott'occhio la caserma Zignani, che è questa che vedete qui in fondo, è una caserma, è uno spazio, diciamo, abbandonato, ed è uno spazio che deve essere reso alla comunità, è uno spazio che per il momento è inutilizzato. Ci potrebbe essere possibilità di fare tantissime cose in questo spazio qui. E poi abbiamo Via Cesena. Via Cesena è una strada che sta qui alle spalle di Piazza Re di Roma. C'è un quadrante che è completamente abbandonato, dove vogliamo realizzare un parco giochi, un'area verde, un'area pubblica. Bene, Filippo Crostella, diciamo, nel caso qualcuno volesse, degli abitanti insomma della zona, volesse segnalarti qualcosa su internet, dove ti possiamo trovare? Potete scrivere alla mail cittadiniredditiroma@gmail.com e seguire il nostro blog cittadiniredditiroma.wordpress.com. Grazie. Grazie a te.